Poi, dopo il rituale della lancia, Romolo passa al rito di fondazione vero e proprio. Il primo passaggio ce lo racconta Plutarco. Romolo dunque per prima cosa scavò una fossa circolare e in essa depose le primizie di tutto ciò che era utile secondo consuetudine e necessario secondo natura. Quindi ciascuno vi gettò dentro un po' di terra del proprio paese natale e mescolarono assieme il tutto. In questo racconto c'è un particolare importante. È in quel ciascuno vi gettò dentro un po' di terra del suo paese natale. Dobbiamo immaginare i rappresentanti dei vari villaggi sparpagliati sui colli che partecipano alla fondazione mescolando le loro terre, che devono fondersi in un nuovo unico stato. Compiuto questo rituale di unione, Romolo innalza un altare sulla fossa, poi passa a tracciare i confini della città. Poi finalmente viene tracciato il perimetro delle mura. Per dirigere la città viene formato un senato, composto da 100 tra i migliori cittadini, che vengono chiamati patrizi. E secondo Plutarco questo nome, patrizi, evidenzia una condizione particolare della società romana delle origini. I patrizi sono persone che sanno chi è loro padre, la maggior parte dei cittadini invece di certa ha solo la madre. Che i senatori fossero chiamati patrizi, alcuni dicono perché essi erano padri di figli legittimi, altri piuttosto perché essi erano in grado di poter dichiarare chi fosse il proprio padre. Questa notizia dà l'idea di una città che si va formando in modo quasi selvaggio, che accoglie chiunque, esuli, criminali, sbandati, liberi e schiavi. All'inizio tutti possono diventare cittadini di Roma. Per dirigere la città viene formato un senato, composto da 100 tra i migliori cittadini, che vengono chiamati patrizi. E secondo Plutarco questo nome, patrizi, evidenzia una condizione particolare della società romana delle origini. I patrizi sono persone che sanno chi è loro padre, la maggior parte dei cittadini invece di certa ha solo la madre. Che i senatori fossero chiamati patrizi, alcuni dicono perché essi erano padri di figli legittimi, altri piuttosto perché essi erano in grado di poter dichiarare chi fosse il proprio padre. Questa notizia dà l'idea di una città che si va formando in modo quasi selvaggio, che accoglie chiunque. Esuli, criminali, sbandati, liberi e schiavi. All'inizio tutti possono diventare cittadini di Roma. Però c'è un punto debole, un problema demografico. Non ci sono donne. Per la penuria di donne, questa...